Onorevole Bizzotto. Allora, mi pare, se non ci siamo accorti, caso, che negli ultimi mesi in Europa sta succedendo di tutto. Schengen non viene rispettato e non mi pare casca il mondo. I trattati stanno discutendo, perché il Parlamento verrà coinvolto, e poi vi spiego tra qualche anno, della possibile uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Quella è una vergogna. Allora, cosa teniamo a fare ancora gli inglesi? Allora, ti ma spiego. Che vadano via, no? Ma che vadano via? Ma la credibilità che ha l'Europa in giro per il mondo è data dagli inglesi. È inutile che ce ne nascondiamo. Sì, ma non hanno aderito a nulla. Esatto. Cosa stanno lì a fare? Non hanno l'euro, hanno chiuso le frontiere. Ma comandano loro, perché l'Europa la stanno comandando loro, anzi pretendono di governare anche l'Eurozona. Ma ti spiego cosa è successo. Non può senza avere l'euro. Esatto. Secondo me più l'Inghilterra che la Germania. Ti spiego. Sono perfettamente d'accordo. Ti spiego cosa è successo. Allora, hanno fatto un accordo per tenere dentro l'Inghilterra, il Consiglio, quindi 28 stati si sono messi d'accordo a dire ok, cediamo, non so cosa dobbiamo ancora cedere all'Inghilterra, cediamo altre cose, non entro nel merito di cosa, che comunque è tantissimo, però dicono, intanto abbiamo approvato questo pacchetto, gli inglesi si esprimeranno il 23 giugno, se vogliono rimanere in Europa oppure no, se decidono di rimanere in Europa, allora la Commissione proporrà la modifica dei trattati al Parlamento europeo, perché quello che hanno sottoscritto adesso, e potrei confermarlo, è qualcosa scritto su carta da formaggio, non conta niente, assolutamente niente. Questa è la conferma che i trattati si possono modificare se si vogliono modificare. Allora, il problema vero è che Renzi, al di là di urlare ogni tanto si sveglia e critica l'Europa. E ce l'ha su, poi incontra Juncker, lo bacia in bocca perché bastava. No, devo prendere le distanze. No, ma per carità, onorevole Bizzotto. No, nel senso che non è russo. Renzi non è russo. Caga le braghe, si può dire. Questo si può dire. Renzi, non è russo. Cioè, i russi si baciano in bocca. Esegue, ma lui non è russo. È con gli americani, Renzi. Renzi esegue gli ordini che arrivano da Bruxelles. Ma non solo, la cosa che mi fa più arrabbiare, che fa arrabbiare i cittadini, è che dobbiamo anche importare tutti i problemi del mondo, i clandestini tutti in Italia, e l'Europa sta a guardare, applaude l'Italia, brava Italia, sei molto accogliente, ma il problema rimane a noi. Allora, noi regaliamo i soldi a Bruxelles, subiamo tutto di Bruxelles e ci teniamo i clandestini. Tra l'altro c'è un aspetto importante. Se non fosse vero, io vengo lì al comitato delle donne, perché le donne sono più agguerrite, quando si muovono le donne veramente sono più agguerrite, devo dire la verità. Qua bisogna muoversi tutti, il coordinamento delle donne con la Le Pen voglio seguire, perché quella è la verità. Perché